Salve Angelo Massimino di Catania, l'occasione è quella della presentazione della squadra, delle maglie degli sponsor del Catania SSD, la nuova squadra che rappresenta la città di Catania dopo il rovinoso fallimento del dicembre dello scorso anno e la chiusura poi dell'esercizio provvisorio del ramo sportivo. L'entusiasmo che si è ricreato attorno alla figura di Ross Pellegra, proprietario del nuovo Catania, venuto da lontano dall'Australia, ma con un passato, con le origini siciliane, in particolare tra Catania e la provincia siracusana, entusiasmo dettato anche dai grandi investimenti portati in dote per costruire la squadra rossazzurra, una squadra che sulla carta ha dei valori tecnici molto importanti per il campionato di Serie D, campionato che inizierà il prossimo 18 settembre. L'occasione, come detto, quella della presentazione della squadra, l'ovazione di giocatori, primo tra tutti anche Francesco Lodi, con un passato in rossazzurro, chiamato anche a trascinare, a fare da chioccia ai compagni di squadra che hanno salutato la città, l'entusiasmo e anche loro, del resto, chiamati ad una missione importante, riportare il Catania nel professionismo. La prima volta per me qui da quel 22 gennaio, e mio padre aveva Catania nel cuore, ma al di là di quello che aveva fatto sul campo in panchina ormai 40 anni fa, ma poi comunque tornava sempre a Catania. Noi abbiamo ancora una casa qui, ci sentiamo a casa, e tornava spesso al Massimino per eventi di beneficenza, per la partita del cuore. Quindi pensare di essere qui senza di lui, ecco, è un'emozione particolare, strana, ma sono sicuro che l'affetto dei catanesi mi farà sentire meno solo. Oggi è un altro giorno, il Catania sta rinascendo, la società è una società solida che lavora in silenzio, senza fare proclami, a cui sono stati abituati negli ultimi anni. Sembra, adesso dobbiamo dare il tempo che loro lavorino con calma e con serenità, e dobbiamo dare tutto il nostro sostegno. Credevo tanto entusiasmo, ma così è una gioia immensa e speriamo che queste emozioni che ci trasferiscono i tifosi, riusciamo a portare risultati positivi e portare il Catania nei professionisti, questo sicuramente. Siamo bene, abbiamo fatto un buon ritiro e non siamo pronti per affrontare questo campionato che sarà difficile. Tanta emozione, sono ancora, ti giuro, non riesco a descrivere questa emozione, troppo devastante. Non vedo l'ora di andare in campo con questa maglia e dare il massimo sicuramente. Un campionato difficile, e dovremo stare col coltello fra i denti ogni partita. Non c'è nulla di scontato, vedi San Cataldo, quindi voglio dire, dobbiamo dare il massimo, dobbiamo essere noi e senza problemi troveremo le forze giuste per affrontare questo campionato. Sicuramente devo migliorare perché sono indietro rispetto agli altri, però abbastanza bene, sto migliorando e fisicamente arriverò a livelli ottimali.